Ancora il prefetto, è stata una, insomma, un bellissimo momento di vicinanza, di grande vicinanza tra tutte le istituzioni, e credo che possiamo continuiamo il convegno con l'intervento del dottor Paolo Mirabelli del CNR di Milano, che interverrà sulle nuove tecnologie per lo sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio. Grazie, dottore. Dicevo, io faccio parte del gruppo del CNR di Milano, che collabora con molte realtà locali, in realtà tra cui la comunità montana, per applicare. Noi ci occupiamo in realtà anche di molti progetti europei di vita assistita, diciamo, detta in italiano, ma in particolare adesso vi parlerò di applicazioni di tecnologie, nuove tecnologie al territorio. Qui ho scritto al territorio, ma il senso è per sottolineare che quello che vedrete, che assomiglia a un sito web, non è un sito web, ma è un tentativo di costruire territorio, costruire comunità, e in quanto tale è immensamente più difficile e complesso. Per questo tecnologia, non è che non c'è tecnologia, ce n'è tantissima, più o meno innovativa, accenneremo, ma vi dico proprio due parole all'inizio, siamo rimasti d'accordo che mostriamo rapidamente cosa c'è e poi, a seconda delle domande, interesse, lo commentiamo. Però queste due parole devo dirle proprio per farvi capire che cosa stiamo guardando. Stiamo guardando una cosa che dal punto di vista è partita come tecnologie, ma poi una prima versione è stata completamente rifatta, un'altra è stata completamente rifatta, man mano che questo, che è uno spazio, è un'estensione del territorio, un'estensione digitale del territorio, comincia a essere abitata con chi collabora a costruire, perché poi il territorio devi anche costruire, devi costruire strutture, comunità, rapporti, un'estensione del territorio, che ha bisogno, in quanto estensione, anche di costruire ponti verso il territorio, ponti che sono luoghi fisici come questo, che è un ponte verso quello spazio digitale, persone che fanno da ponte. Come dicevo, vi faccio vedere rapidamente il contenuto, un elenco spero non troppo noioso di quello che c'è, proprio perché altrimenti le parole possono essere poco significative, insomma, le lasciamo a dopo. Allora, questo è quello che vedete entrando, ovvero sia una piattaforma web Comunità Montana del Velino, ma è suddivisa in sezioni, in stanze, in spazi, dicevamo, abitati da persone diverse, da rappresentazioni del territorio da punti di vista diverso. Perché sono lì? Cioè, qual è il senso di questa giusta posizione? Che è quello che è un qualunque territorio, delle persone che abitano edifici, immaginiamo che siano edifici diversi, che cominciano anche a entrare in rapporto gli uni con gli altri, costruire comunità e cominciare non solo costruire comunità, ad avere un punto di vista alternativo. Poi, anche qui lo vedremo alla fine, però c'è anche una suddivisione logica: il territorio in alto, la pubblica amministrazione al centro, l'università e la ricerca in basso, che partono nella prima colonna, ognuno a rappresentare se stesso, e dopodiché si comincia a rapportarsi a vicenda fino a quel tentativo di costruzione, perché questo processo di costruzione è lungo e faticoso, purtroppo, può anche, non siamo sicuri di arrivare, che il territorio venga costruito, può anche venire abbandonato, può anche degradare, come qualunque territorio. Quindi
Qui parliamo di costruzione a supporto. Vediamo la prima sezione, che è questa appunto del nostro territorio, dove dal punto di vista tecnologico abbiamo immagini georeferenziate, classificate secondo vari punti di vista. Dal punto di vista di chi lo abita, di chi lo costruisce, sono ragazzi che hanno, girando il territorio, scattato queste fotografie e quindi classificate sia georeferenziandole, per cui possiamo avere le immagini relative a un ambito territoriale, però abbiamo anche delle informazioni e abbiamo anche delle informazioni utili, volendo, come i punti REI, per esempio la localizzazione sul territorio dei punti REI, però abbiamo anche delle classificazioni ancora geografiche, classificazioni tassonomiche, diciamo tematiche per contenuti, però anche classificazioni più informali, si chiamano folksonomiche, quelle che vengono classificate informalmente aggiungendo quelli che chi ha scattato l'immagine ritiene siano delle informazioni, delle parole chiave rilevanti. E ci sono appunto parecchie fotografie del territorio, tutte quante fruibili a seconda delle necessità. Vi leggo, immagino che qualcosa, Ferramenta, Associazione Nazionale, Associazione Volontari di Protezione Civile, eccetera, eccetera. Fruibili come informazione, ma anche come autorappresentazione del territorio, cioè io rappresento quelli che per me sono gli aspetti fondamentali del mio territorio, quelli che voglio valorizzare, possono essere dei punti di debolezza che vanno sanati, possono essere dei punti di forza che vanno valorizzati, delle risorse per lo sviluppo. Una cosa che non ho detto è che non ci rivolgiamo, ovviamente, non abbiamo sezionato la popolazione rivolgendoci agli anziani, al contrario, questo vuole essere, come dicevamo prima, la costruzione di comunità. Questi sono i punti unici di accesso. Vado velocemente, vi ho già detto quali sono le varie possibilità di fruizione, di consultazione, e ovviamente dal punto di vista tecnologico il punto di forza è di contributo, di partecipazione, cioè chi guarda questo può anche dire sì, aspetta, carico anche le mie di foto, per me questa cosa non c'è, è importante che ci sia, per me questa informazione da correggere, cioè da cellulare, queste si caricano, sono fotografie, il cellulare è la cosa, è un oggetto incredibilmente complesso e per noi un oggetto più semplice da utilizzare, perché ha un GPS, nel momento in cui scattiamo una foto georeferenziata possiamo, c'è un'app molto semplice che si può scaricare, per cui l'unica cosa che dobbiamo avere è login, un account su questa sezione della piattaforma, e a quel punto più persone possono partecipare a costruire questa rappresentazione del territorio. Seconda, c'è una vera e propria rete sociale locale, nel senso di un social network con tutte le funzioni che conoscete, non so, di qualunque social network come Facebook, se non che è forse ambiziosamente in competizione con Facebook, perché è una rete sociale del territorio, quindi non solo so chi ci posso trovare, ma ho anche delle funzioni specifiche che possano servire. Vedete, tra i membri sono classificati in abitanti e imprese perché
può essere utilizzata per l'incontro domanda e offerta di lavoro. Per il resto le funzionalità dal punto di vista tecnologico sono effettivamente quelle della costruzione di gruppi, di messaggi pubblici, privati, il flusso degli aggiornamenti. Ecco, questi sono, era una schermata dell'elenco dei membri del social network. Anche qui basta iscriversi e partecipare. Ecco, questo è un pezzetto, purtroppo ovviamente noi abbiamo tentato di farlo vedere dal vivo la piattaforma, ma la rete non ci permetteva di farlo in tempi molto veloci, ecco, per cui comunque noi abbiamo il flusso di informazioni, di cui questa è di stamattina, 7 ore prima qualcuno aveva postato una nuova mappa tematica con che tematizza la distribuzione, la percentuale di anziani residenti nei 9 comuni della comunità montana del Velino. Il qualcuno in questione era uno dei ricercatori del gruppo dell'Università di Bologna, e andando sotto comunque continuiamo a vedere tutte le novità nella rete sociale. Come dicevamo, ci sono qui, in realtà noi abbiamo più di 1000 imprese del territorio che hanno già un account qui dentro. Queste che ho fatto vedere sono esempi invece di test. È una specifica funzionalità che fa sì che io, che mi sono loggato col mio account, nella fattispecie io sono una persona che magari in cerca di lavoro, posso selezionare delle imprese, fare clic su calcola il matching e vedere quale e quanto corrisponde alle mie esigenze, alle mie necessità, e viceversa. Un'impresa si collega al social network, vede un elenco di persone che magari cercano lavoro o anche no, e può fare clic su calcolo il matching. Questo qui effettivamente uno poteva non cliccarlo, però c'era scritto calculate match, calcola la corrispondenza. E qui vedo che questo è 5%, pochino, 60. Le caratteristiche di questa impresa possono, siccome ce ne sono 1000, no? Non è che le posso conoscere tutte. Allora, quando vedo una corrispondenza elevata, vado a vedere che cosa fa, chi sono, gli mando un messaggio privato, gli chiedo l'amicizia, mi iscrivo al forum oppure leggo i documenti che hanno pubblicato. Però ho una grossa porta di apertura di comunicazione, e questi sono strumenti che abbiamo realizzato noi appositamente per le esigenze del territorio. Come fai a calcolare quel matching? Nel tuo profilo, che è una delle caratteristiche del social network, puoi inserire tutta una serie di informazioni, per esempio il codice di attività economica, che è quello Istat, molto specifico, oppure nel caso di appunto persone in cerca di impiego o semplicemente così interessati a instaurare rapporti, competenze informatiche, linguistiche, necessità speciali che in questo caso sono tipologie di impiego, appunto necessità di fare un tirocinio, ma possono essere anche, e qui torna necessità, può essere anche vista in forma di potenzialità, per esempio di un pensionato che può dare ancora un contributo, magari una pensione, non ha necessità di uno stipendio, di un impiego, neanche la possibilità di un impiego a tempo pieno, può essere può dare dei contributi anche conoscitivi, di guida.
questa è una mappatura sempre interattiva, questa funziona come le mappe di Google, vedete, per cui si può zoomare, entrare e cercare con le imprese presenti nel database. Casaccia adesso non c'è, il centro di ricerca narrazione sperimentale, con anche qui sono persone con i filmati che hanno realizzato. Un altro punto di vista sulla rappresentazione del territorio, altre informazioni, altri ambienti di partecipazione e di interazione. Io vado molto velocemente, sono più o meno a metà. Questo è uno dei lavori pubblicati dal Centro di Narrazione sul percorso del Farfa. Scendiamo di livello a quello della pubblica amministrazione, dicevamo, del pubblico. C'è una sezione riservata agli operatori sul territorio che contiene strumenti realizzati appositamente per supportarne l'attività. E, ovviamente concordati e progettati insieme ai servizi sociosanitari che partono, quella che vedete è una mappa perché c'era la localizzazione delle persone a cui i servizi sociali offrivano servizi. Ovviamente una sezione riservata. La gestione della carta REI, che presumo adesso cambierà con il nuovo governo, nuova legge, nuove procedure, tutto questo andrà rifatto. La sezione centrale, che è quella con servizi per i cittadini e di comunità, anche qui vi faccio vedere qualcosa, però è una sezione ricchissima di informazioni e di a sua volta a queste sottosezioni, di cui vi faccio vedere un accenno, che sono area senior, l'assistenza domiciliare, centri anziani, vado velocemente perché quello che volevamo fare era farvi vedere cosa c'è adesso e poi discutere su come ci siamo arrivati e dove stiamo andando. Il tutto dipende da chi già c'è in questo territorio, chi è già attivo. Qui sono i servizi sociali, sono che hanno che hanno formalizzato le loro informazioni. Sì, allora c'è l'elenco, di nuovo la mappa dinamica interattiva georeferenziata delle strutture sanitarie. Questo è un altro esempio con zoom su una singola struttura, con la mappa in visualizzazione satellite. Area famiglia e minori, ovviamente ognuno di queste sono ulteriori sottosezioni in cui si può entrare, non ve le faccio vedere perché immaginate ovviamente quali sono i contenuti, però volevo farvi capire la quantità. Ripeto, non è una pubblicazione, non è una vetrina, è uno spazio di relazione, come sono poi diventati le nuove tecnologie, cioè erano partite i computer dall'idea di fare calcoli e sono diventati uno strumento di comunicazione, per cui io uso Facebook, uso WhatsApp, però area inclusione e valorizzazione, di nuovo il reddito di inclusione.
La terza sezione, che vedo qui probabilmente ho saltato per quel motivo, era proprio tutto il sistema di gestione delle pratiche REI, con l'accesso anche da parte degli utenti. Non ve lo faccio vedere, appunto, perché in un certo senso è qualcosa che non avrà vita lunga, però questa è la sezione invece di università e ricerca, diciamo, dove c'è il resto del nostro contributo, il contributo dell'Università di Bologna, con analisi, date, interviste, perché poi sono diventati alcuni ricercatori abitanti del territorio, provvisori, però comunque hanno lavorato da qui. Qui ci sono delle informazioni, delle mappe tematiche, sempre dinamiche, con analisi su dati quali demografia, strutture ricettive, pendolarismo, andamento della popolazione. Come si diceva, si parte da un'autorappresentazione, cioè il lavoro che faccio io, ricercatore, è analizzare i dati. Dopodiché qui dentro mi confronto anche con i ragazzi del luogo che avevano messo le fotografie. Vedono queste mappe, gli viene in mente qualcosa, contattano i ricercatori dell'università o comunque lasciano un commento qui, e queste mappe tematiche diventano uno stimolo, un altro punto di vista, questo non lo sapevo, guarda, si potrebbe fare, diventano dei mattoni con cui costruire. Queste sono delle analisi un po' più approfondite, delle mappe tematiche, per dati di secondo livello si intende che non sono stati rilevati direttamente dai ricercatori, ma hanno utilizzato dati Istat, dati già pubblicati, per cui sono dati già pubblicati in questo senso di secondo livello, ma questo non ne diminuisce l'interesse. Vi leggo qualcosa per chi non lo legge: rete ecologica del Reatino, faglie, siti di importanza comunitaria. Altre mappe tematiche e analisi ottenuti dal sistema informativo geografico realizzato sul territorio. Piano di zona, questo è messo nella sezione Università di Ricerca perché è stato realizzato con il lavoro dell'università, ma è un esempio invece di interrelazione, perché è stato realizzato ovviamente con i servizi e ovviamente una collaborazione, quindi siamo già nella fase di bene, qui siamo, cominciamo a lavorare insieme, a contaminare i punti di vista. C'è una piattaforma e-learning, una vera e propria piattaforma e-learning, quindi con la gestione dei compiti, delle valutazioni, la certificazione dei risultati della formazione. Corsi disponibili, questo è un esempio di un corso che era stato svolto qui, e con questo abbiamo sostanzialmente finito la descrizione. Qua ritorna quello che vi avevo accennato all'inizio, ovvero sia le componenti. Qui c'è il territorio con la sua autorappresentazione, cioè tutto quello che c'è qui è stato realizzato, cioè le persone che vivono questa parte, che hanno vissuto e costruito questa parte, sono persone di qui. Abitanti, le persone che hanno costruito e vivono questa parte sono persone di qui, ma
con un punto di vista un po' diverso, perché sono amministrazione, pubblica amministrazione, le persone che vivono e hanno costruito questa sezione sono di fuori, hanno un altro punto di vista, hanno un punto di vista del ricercatore, dell'universitario, ma hanno un punto di vista comunque su questo territorio. Bene, allora se quanto tempo ho, vorrei... Finito? 2 minuti riesco, perché appunto la parte importante era sostanzialmente che cosa stiamo cercando di fare. Perché questo è territorio e perché è così difficile da costruire? Che ci vuole? Faccio appunto utilizzo delle tecnologie dell'informazione per fare delle cose accessibili via web. Sì, ma se nessuno accede, se non ho i ragazzi che hanno messo le fotografie, se non ho la pubblica amministrazione che si interfaccia col territorio, se non ho che cos'è? Uno spazio morto, uno spazio abbandonato. Cioè lo spazio digitale è, che già non è ovvio chiamarlo spazio, perché la maggior parte delle persone hanno sempre parlato come degli strumenti. No, non sono degli strumenti, sono uno spazio abitato. Ma lo spazio digitale è infinito? No, non è infinito, perché proprio perché noi non siamo infiniti. Nella terza età men che meno. C'è chi ha parlato negli ultimi anni, ormai decenni, di economia dell'informazione, e chi più correttamente ha detto: attenzione, non esiste l'economia dell'informazione, l'economia si fa con una risorsa scarsa che la gente è disposta a comprare. L'informazione adesso ce n'è anche troppa, c'è un information overload, i giornali non riescono a farsi pagare perché comunque fanno abbonamenti sempre più scontati online, ma tanto le informazioni le trovo lo stesso, ne trovo anche troppe. Qual è il problema, qual è la risorsa scarsa? La nostra attenzione è quello che attualmente viene comprato e venduto in rete, perché la nostra attenzione è limitata, è la nostra vita, noi non ce ne accorgiamo, ma nel momento in cui Facebook ci propone qualcos'altro da vedere, YouTube ci propone qualcos'altro da vedere, stanno conquistando il nostro spazio mentale, chiamiamolo così, spazio di attenzione, e lo rivendono. Ed è quello, lo rivendono a caro prezzo. Per cui noi qui ci troviamo, in questo senso, in una costruzione faticosa. Perché noi dobbiamo conquistare un po' di spazio che non è stato tutelato, purtroppo, da politiche pubbliche. Uno spazio pubblico che è stato privatizzato, è stato lasciato libero. Cioè se noi lasciamo, se a Villa Borghese non c'è il divieto di costruire, chiunque può costruire, ovviamente arriva uno che adesso ci costruisce un supermercato, deve essere tutelato, e lo spazio pubblico in rete non è stato tutelato. Per questo noi ci troviamo a fare questo tentativo ambizioso e faticosissimo, e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile, perché a seconda di come è costruito bene questo spazio, di quanto è utile, di quanto è frequentato, siamo in grado di competere. D'accordo, mi sembra di capire che ci siamo. Allora mi fermo qui, grazie per l'attenzione, scusatemi se...